Una donna alla scoperta di se stessa. Quando leggerai queste pagine, io sarò in volo, sull'Atlantico, diretta in India. Ti sarai svegliato solo e avrai trovato l'anello di diamanti che ho lasciato sul comodino, sopra questi fogli che adesso tieni in mano. Ma per ora stai dormendo, sereno. Se mi chino e accosto il mio viso al tuo per inspirare il tuo profumo, resti immobile. Guardarti dormire mi strazia il cuore. Ho fatto una cosa terribile. Vorrei poter dire che è cominciato tutto con la lettera che ho ricevuto 2 giorni fa, ma sarebbe una bugia. Bisogna risalire a molto tempo fa. All'estate in cui ho compiuto 11 anni, in cui Amma mi ha portato in India e in cui ogni cosa è cambiata. Chiunque conosca la verità riguardo il mio passato, e non sono in molti, potrebbe credere che io abbia superato incolume gli eventi di quell'estate. Tra poche settimane mi laureerò in architettura a Yale e comincerò una promettente carriera presso uno studio di design a New York. Ho un bel rapporto con quasi tutta la mia famiglia. Ho un uomo meraviglioso che mi ha chiesto di sposarlo. Ma la verità è che non ho ancora sconfitto i miei demoni. Ho cercato di combatterli, di occultarli, ma come dovevo aspettarmi si sono liberati. E non posso sposarti finché non me ne sarò liberata una volta per tutte. Per questo ho deciso di lasciare qui l'anello che mi hai dato e che non avrei dovuto accettare. L'ho fatto perché tra noi ci sono ancora tutti questi segreti. Finché non sarò tornata nel luogo in cui tutto è cominciato e non ti avrò raccontato ogni cosa, non potrò mettere al dito il tuo anello, né considerarmi la tua promessa sposa.